E benvenuti a un nuovo video. Non vedevo l'ora di rimettermi a girare video classici. Come avete visto, ho fatto un po' di vlog, però è parecchio tempo che non giro un video. E questo è il video su una cosa che vi ho promesso, su una cosa che penso vi possa interessare. Il video sulla Inglot. Allora, prima vi spiego un po' di cosine e poi vi faccio vedere tutti i miei acquistini che ho fatto a Varsavia, anche perché sono gli unici acquisti che ho fatto. Come vi ho fatto vedere nei vlog o come vi ho spiegato, avevo solo il bagaglio a mano, quindi non potevo fare molti acquisti, però già nella mia testa c'era: voglio andare a vedere la Inglot, anche perché qualche trucco lo posso comprare, ma vestiti e altre cose in un bagaglio a mano che era già strapieno dovevo evitare. Quindi vi spiego un attimo un po' di cose. Allora, penso che chi di voi è fanatico dei trucchi come posso esserlo io conosce già la Inglot, perché ho scoperto che c'è anche già in Italia, ma solo forse a Roma e a Milano, comunque in pochi posti, ed è un marchio che nasce in Polonia. E motivo per il quale ho deciso di comprarlo in Polonia, anche se quando sono andata a Milano non sapevo neanche ci fosse il negozio, però ho preso l'occasione, dato che ero in Polonia, ho detto andiamo a vedere questo negozio, anche perché se ne parla benissimo, si paragona la Inglot moltissimo alla MAC. Secondo me non per la quantità di colori che ha, di rossetti, ma su altre cose sì, ma per la qualità più che altro. E soprattutto in Italia i prezzi sono quasi equiparabili, nel senso che un rossetto magari a MAC costa sui 18, un rossetto Inglot 16-17, quindi super giù il prezzo è quello. Ma dato che in Polonia il prezzo era decisamente più basso, ho deciso di acquistare un bel po' di cose. Diciamo che prima ho fatto i primi acquisti, ho comprato due rossetti, costando, adesso vi dico tutto, 30 zloty, che è la moneta locale polacca, e sono più o meno 8 euro, diciamo un po' meno di 8 euro. Ho deciso di provarli, ho provato i rossetti matte, anche perché io vado pazza per i rossetti matte. Diciamo che come colori ci saranno stati, oddio, una quarantina, MAC ne ha molti di più, io penso che loro avessero una 40-45 colori, non di più, tra tutti i finish come ce li ha MAC, ma MAC secondo me ne ha molti di più. Comunque ne ho presi i primi due, dopodiché, poi ve li faccio vedere tutti alla fine, dopodiché ho deciso di provarli, testarli, come avete visto nel vlog. Ho visto comunque una stesura per i rossetti matte difficile, come per il retro matte di MAC. Però la resa è bellissima, la tenuta anche è bellissima, e il costo per me, che io lo compro in Italia, ma siamo su 19 euro, lì 8 euro, è meno della metà. Quindi ho deciso di provarli e poi ho ricomprato di nuovo un bel po' di cose prima della mia partenza. Quindi adesso vi faccio vedere. Non ho comprato tutto, volevo comprare più cose, ma realmente nel mio bagaglio non c'entravano e quindi per questa volta ho fatto questi acquisti. Ve li faccio vedere, però già vi annuncio che ho comprato tantissimi rossetti, ho questa rossettomania, e un blush. Avrei voluto prendere anche l'eyeliner in gel, dei fondotinta, poi quello vedrò la prossima volta, tanto dato che avrete scoperto dei vlog che io sono per metà polacca, ho sempre qualcuno che va in Polonia e ho l'occasione di prendermeli con dei prezzi più bassi, ma comunque ve li faccio vedere perché secondo me è una buona alternativa a MAC. Allora, nella confezione normale ho comprato 6 rossetti che adesso vi faccio vedere, anche come packaging, adesso mi cadono tutti, assomigliano abbastanza a MAC, molto lineare, molto semplice, nero con le scritte bianche, e ne ho presi 5 matte e uno, diciamo, shimmer. Comunque si distinguono dai numeri, tutti quelli che iniziano con 400 qualcosa sono matte. Se voi volete vi spiego anche qualcosa di più, ma adesso ve li faccio vedere. Se voi volete vi faccio un video in cui li indosso, anche perché adesso non mi metto ad indossarli tutti, alcuni sono anche ancora belli immacolati, nuovi. Ve li faccio vedere, sono dei colori secondo me stupendi, soprattutto io li ho presi per l'estate, infatti sono andati sul fucsia, su qualcosa che potesse ricordare Fat Out Fabulous e anche su qualcosa di nude. Questi due sono i primi due che ho comprato e uno è dell'ultima collezione. E, diciamo che io avevo un'ampia scelta, non avendo mai comprato Inglot potevo prendere qualsiasi colore. Adesso ve li faccio vedere da vicino. Eccolo, il packaging come vedete è lucido con scritto Inglot. Ricorda non la confezione, non la dimensione, neanche la forma, però come colori potrebbe ricordare MAC. Io qua come dimensione ho un rossetto anche MAC. E vi do anche questa notizia:
che questo sono 4 grammi e mezzo, mentre MAC sono 3 grammi. Quindi, se vi piacciono, anche se in Italia il costo è simile a quello di MAC, la dimensione è decisamente, decisamente, decisamente più grande. Adesso, qua di fianco ho il Flatout Fabulous, il rossetto senza il quale non posso più vivere, e ho preso questo 434 e poi il 42 qualcosa che adesso vi dico, che sono quelli che secondo me ci si avvicinavano di più. Non sarà mai identico, perché il Flatout Fabulous secondo me ha sempre una punta in più di quel viola, non lo so, su di me mi piace da morire, lo metto sempre. Allora, il 434 è questo, ormai lo avete già un pochettino rovinato, anche perché l'ho già messo, ed è questo fucsia rosso molto freddo che mi piace moltissimo, sono tutti ultra matte. Poi ho preso questo che è il 421 e che è sempre fucsia, sempre qualcosa che mi potesse ricordare il Flatout Fabulous, ma un pochettino più spento, diciamo, secondo me. Meno rosso, più spento, più freddo. Dopodiché ho preso il 420, che è uno di quei colori strani, tipo quello che può essere Heroine di MAC, oppure ne ho preso uno della Sleek, della quale non mi ho ancora fatto il video, perché ho comprato diverse cose in questo periodo, ma non sono riuscita a farvi video. Ho preso diversi rossetti con i saldi della Sleek, ho preso diverse cose da Pupa, ma se riesco ve li faccio appena riesco. Comunque, questo è un altro rossetto particolare, come vedete, che non è neanche come Earring, è un lilla stranissimo che può sembrare morto, a me piaceva, mi ispirava. Poi il colore particolare non è costato tantissimo, quindi questo lilla chiaro, diciamo, lo vedete. Ah, dimenticavo, se non l'ho detto, questo è il numero 420. 5 rossetti su 6 che ho preso iniziano col 4, quindi vuol dire che sono matte. Come sapete io sono amante dei fucsia, e quando ho visto questo, anche se somiglia a Candy Yum Yum, è un sacco di fucsia, non ho potuto non prenderlo. Lo vedete, è molto, è un fucsia rosa accesissimo, fluo, ed è il 423, anche questo super 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 matte. Ultimo rossetto matte nella confezioncina normale è questo, è un rossetto nude, mi sono fatta consigliare, anche perché io non sono chiarissima, poi ho i capelli scuri, quindi se mi date un rossetto troppo chiaro muoio. Mi hanno consigliato questo, è un nude rosato beige, su di me devo ancora provarlo, l'ho provato lì ma non mi ricordo bene come mi stava, quindi se ci tenete, non ne ho tantissimi, ne ho 6, ma vi faccio il video con tutte le applicazioni. E questo è un nude matte, e sinceramente io non ho ancora mai avuto un nude matte, ma l'ho voluto prendere. Il colore mi ispirava molto. E poi per finire ho preso un nude che non fosse matte, perché secondo me è quello più portabile, meno impegnativo, e ho preso il numero 147 e mi ispirava, mi piaceva, mi sembra molto semplice, non troppo chiaro, ce n'erano tantissimi, anche colori abbastanza strani, e questo è uno di quei rossetti secondo me da poter mettere sempre, di quelli se non si vuole essere impegnativi, si finisce il trucco, si finisce con questo rossetto ed è perfetto. Poi, cercando di essere un pochettino più veloce, metto a posto questi, vi faccio vedere altre 3-4 cose che ho preso, 4 perché ho preso anche una specie di palette. Ho preso queste due cialdine. Ah, cosa particolare della Inglot, non voglio fare un video veramente troppo veloce, ma fa le cialdine quadrate, quindi veramente recuperano moltissimo moltissimo spazio, e anche il sito italiano da poco, quindi si può comprare. E se per caso qualcuno di voi capisse il polacco e cercasse di comprare dal sito polacco, lo si può fare solo se si spedisce direttamente in Polonia, perché lì i prezzi su quel sito sono decisamente più bassi, ma accettano solo le spedizioni in Polonia. Comunque, ora cerco di farvi vedere questi due colori di rossetti MAC che ho preso in cialdine. Oltretutto c'erano veramente tutti i tipi di finish, erano divisi proprio, era bellissimo questo negozio, stupendo, davvero. Ho preso la cialdina numero 518, vedete che è confezionata ancora, completamente sigillata, neanche aperta, e questo è un fucsia matte. E poi ho preso una cialdina che adesso vi apro, che è la 517, perché io non sono abituata a mettermi il rossetto con il pennello, quindi devo prima imparare, anche perché queste, ragazze, sono costate molto di meno. Questo è un rosso, è un rosso tendente al fucsia, però è bellissimo. Queste sono costate, aspetta che ci penso un attimo, sono costate circa 5 euro,
veramente sono top. Devo ancora provarle, però per una marca professionale secondo me non è tanto, anzi, però è il prezzo che hanno esclusivamente in Polonia. Infine, come vero e proprio prodotto, ho preso un blush, anche questo da Liberty, da System Freedom, che è tutto sigillato perché tutto tranne le terre sono a forma di quadrato rettangolo, quindi ci si può creare la propria palette riempiendo tutti gli spazi. Io ho preso questo colore corallo, me lo sono fatto consigliare perché ho tanti blush piccoli da portare in giro, fucsia rosa, rosa fluo, ma non un colore corallo, che secondo me d'estate con la pelle scura, perché adesso io sono abbronzata ma non tantissimo, mi sta meglio rispetto ai colori rosa, quindi ho voluto prendere questo, e questo l'ho pagato 25 zote, che sono 6,50 euro, mettiamo, più o meno, devo fare un attimo il calcolo in testa. E poi ho preso il sistema per metterci queste cialdine, e questo qua me l'ha comprato mia mamma e voleva prendermene altri perché sa che io adoro queste cose, e questo era fatto veramente bene. Allora, come vedete, questo è quello non tanto grande e ha circa o 4 spazi piccoli, o puoi mettere 2 blush, o un blush e 2 rossetti, che è quello che faccio io. Ho anche gli ombretti, sono a forma quadrata, ed è il sistema a calamita. A me piace molto, molto elegante, molto pulito, semplice, e non occupa tanto spazio. Poi ci sono anche quelle più grandi, ma io prima voglio iniziare a provare queste cose. Per il momento davvero, davvero sono esaltata e contentissima dei prodotti che ho preso. Devo sicuramente provarli per più tempo, ma secondo me come qualità-prezzo, come rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. Purtroppo in Italia non ci sono questi prezzi, ma come vi ho detto, la dimensione del rossetto, e penso anche delle terre, alle quali non mi sono purtroppo avvicinata molto, sono comunque più grandi. Diciamo che magari il prezzo è uguale, ma avete più prodotto. Quindi per adesso cerco di finire qua il video, mi scuso per aver parlato un sacco, ma era tanto che non facevo un video normale, quindi ci tenevo a condividerlo con voi. Spero che abbiate trovato un video interessante, fatemi sapere se li volete vedere indossati. E niente, al prossimo video, spero prestissimo. Un bacione, ciao!